Eccoci e bentornati sul mio canale. Nuovo video di news su Call of Duty Infinite Warfare. Come sempre, prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bel mi piace per supportare il video e il mio canale YouTube e se siete nuovi correte subito ad iscrivervi. Oggi torniamo a parlare di Call of Duty Infinite Warfare perché questa sera sarà presentato Call of Duty Infinite Warfare anche al Comic Con di San Diego. Infatti il titolo sviluppato dall'Infinity Ward sarà nuovamente mostrato a questo importante evento videoludico e sicuramente saranno rilasciate nuove informazioni, nuovi dettagli per quanto riguarda la modalità campagna, perché come sappiamo multiplayer e modalità zombies saranno presentati a settembre, dal 2 al 4 di settembre durante il COD XP 2016. Mentre vi parlo sta andando in sottofondo, oltre una mia partita su Call of Duty Black Ops 3, alcuni secondi, alcuni momenti del nuovo gameplay che è stato rilasciato sul profilo Twitter del profilo di Call of Duty. In questi frammenti di video potremo vedere alcuni dei veicoli che troveremo all'interno della modalità campagna, come la Retribution, questa grandissima nave da guerra, e il Jackal, che sarà il mezzo di spostamento da terra a spazio e viceversa per i nostri combattimenti nel cielo. E inoltre c'è stato, verso la fine del video, un momento molto importante dove si vede la prima persona, quindi proprio la visuale in prima persona della modalità campagna, che come primo aspetto mi ha dato proprio la sensazione di ritrovarmi quasi su Call of Duty Ghost con un'ambientazione post-apocalittica. L'unico movimento che viene mostrato oltre alla camminata è la classica scivolata che avevamo visto inizialmente su Call of Duty Ghost. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questi nuovi momenti di gameplay di Call of Duty Infinite Warfare e questa notte, massimo domani mattina, tornerò con un nuovo video news con tutti gli approfondimenti in merito al Comic Con di San Diego, dove sarà nuovamente mostrato Call of Duty Infinite Warfare. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.